e se vuoi la soluzione, bacia pure sto cordone. Quello cordone, ecco, là, quel cordone, questo lì. Cordone lì, quello, eh? Quello, questo qua. Questo. Vedi, tra le gambe. Cari amici, care amiche, non equivocate. Che cosa hai da dire in merito? Beh, allora, come l'amico Giorgio prima ha parlato della incongruenza fin dalla radice filosofico-concettuale della cosiddetta religione cristiana, che sarebbe quella dei poveri, no? Che sarebbe quella dei poveri. Io parto proprio dal discorso dei poveri. Aspetta, non solo, ma noi abbiamo anche l'acquisizione, no, di concetti e di simboli che erano simboli della romanità. Guarda, certo, questo. Certo, se c'è un simbolo della romanità è questo. L'aquila. Se la sono fatto proprio loro, vedi? Eccolo qua. Siamo in una chiesa piuttosto interessante. Dei Santissimi Apostoli. Dei Santissimi. Gli ultra santissimi apostoli, beati loro, posto che fossero qualche volta esistiti, perché mi devono ancora dimostrare l'esistenza dei cosiddetti apostoli, a parte il fatto che erano 12 come le costellazioni. Vedi, opus magistri, le costellazioni conosciute all'epoca. Basali ecti, hai capito? Ecco, vedi. Ecco. E allora, ripetiamo, nel simbolo di Roma, nel quale noi ci riconosciamo. Ci riconosciamo, ecco, è cavolo, ci riconosciamo. Allora vieni a dire, racconta questa cosa. Ma allora, la cosiddetta Chiesa di Roma, che si è sempre creata l'immagine di verginità continua, ripetuta e riciclata come quelle che se la fanno ricucire dopo, esatto, che sono state sverginate per tantissimi anni, no? Qui torniamo ogni volta a questa immagine blasfema, ma che è identificatrice di quello che effettivamente è. Perché? Perché la Chiesa dice continuamente, l'ha sempre detto fin dalla sua origine, che era, diciamo, la madre, la grande madre che dentro, sotto le sue ali protettrici accoglieva i diseredati, i poveri, esempio, i miseri, abbiamo, ecco, vedi, i miserelli che però sono turisti e che vanno a visitare, per nostra fortuna, le opere d'arte, e non credo che vadano a fare altro. Io parlo forte, sennò lo consiglio. Allora, quindi noi abbiamo a che fare con qualcuno che millanta di essere una cosa mentre in realtà ne è un'altra. Esattamente. Qui oggi abbiamo dimostrazione in questa chiesa, ma questa non è particolare, è esattamente come tutte le altre, a partire da quelle di epoca bizantina fino a quelle ultramoderne appena costruite, dove all'interno è il signor Renatino di Trastevere, Renatino quello de Pupis, là, come si chiamava, sì, che si è fatto seppellire a Santa Maria. Ma la cosa più interessante di Trastevere. No, non la Santa Maria di Trastevere. Lì in Trastevere, adesso non mi ricordo più. No, no, non mi pare proprio. Sì, aspetta un attimo, fermati. Allora, qui dobbiamo... fammi venire il discorso. Sì, finisco mentre io faccio delle riprese, vedi che bene. Allora, quello che è importante da dire è che c'è questo, diciamo, millantamento, questo millantato credito, diciamo così, presso, diciamo, altri che possono dare conferma di quello che va dicendo la Chiesa, che in realtà è del tutto mistificatorio. Perché? Perché, come qui vediamo, qui, ed è sempre successo, è avvenuto in tutte le epoche della Chiesa a partire dall'origine, dentro le chiese, come appunto parlavamo prima di Renatino della banda della Magliana, che si è fatto seppellire 20 anni fa, quindi non chissà quando, nell'abside di una chiesa di Roma importante, adesso non mi ricordo se era Santa Maria in Trastevere o qualche altra cosa. L'impressione, fammi, sì, finire. Beh, è l'impressione che sì, una chiesa che sta sulla via Tiburtina. No, eri in Trastevere, è in Trastevere. Comunque, insomma, resta il fatto, non mi interrompere più per cortesia, che quando ci sono state, diciamo, situazioni in cui qualcuno ha potuto farsi seppellire dentro l'abside della chiesa, questo è avvenuto soltanto se aveva dei requisiti ben precisi, e cioè soldi. poter pagare. E infatti nelle chiese, dentro gli absidi, ci troviamo solo figure di personaggi altolocati, di cardinali, vescovi, principi, al limite cavalieri o grandi luminari della scienza,
dell'epoca ovviamente, ma mai ci troviamo un povero disgraziato della plebe, della suburra, che no, veniva scaraventato delle borgate vicino alla città, quando invece questi signori che cosa vengono, questi signori che cosa viene? Che vengono seppelliti non dentro l'abside, neppure nelle segrete della chiesa, ma semplicemente fuori del sedime della chiesa, all'esterno e dentro una tomba a fossa. Quindi questo per dire che la signora madre grande, madre chiesa, in realtà dice un sacco di cazzate, tanto per dirne ancora un'altra. Allora, i conti sono i fatti, e allora io stavo per dire appunto che la chiesa ai poveracci gli dice seppellitevi da soli, come mi ricorda il funerale di Totò, che non aveva i soldi per il funerale e quindi però ti obbliga a pagare anche se sei povero, sì. Comunque devi pagare, sì. Certo, perché poi devi pagare il mantenimento del lumino, devi pagare le tasse sul seppellimento di qualcuno che non ci ha avuto i soldi, e magari sei ammazzato suicidandosi perché era fallito. E anzi no, quello va all'inferno, quelli che si suicidano, quelli che si suicidano vanno all'inferno, oltretutto, capito? A meno che prima di suicidarsi non abbiano pagato ovviamente la concessione papale di un posto a sedere, o se non altro uno strapuntino in paradiso. Eccoci qua, ecco che bella bambina.